Cos'è? L'anniversario è un appuntamento, una scadenza, in qualche maniera un punto che si fissa nel tempo, e su questo punto c'è un accordo, no? O quantomeno un'idea di operare un cambiamento, di fare qualcosa, di organizzare qualcosa, di agire in qualche modo. L'appuntamento di oggi è il 150° anniversario della nascita di Ettore Schmitz, noto come scrittore con il nome e lo pseudonimo di Italo Svevo. È un anniversario direi molto importante, l'anniversario della nascita di uno dei più grandi scrittori del modernismo europeo. Tante volte a Trieste, tante volte a noi può anche sfuggire l'importanza di questo autore, ma vi assicuro che in determinati contesti, io sono ritornato ieri dall'Università di Oxford, dove ho tenuto un convegno con oltre 70 relatori da tutte le parti del mondo, sono state giornate molto intense, e l'importanza che un autore come Italo Svevo ha nella letteratura moderna contemporanea è assolutamente ben chiara, ed è uno dei motivi, uno dei motivi forti, uno dei motivi importanti per cui Trieste è una città di moda. Ecco perché penso che naturalmente sia giusto celebrarlo e sia giusto festeggiarlo in questo modo. Noi lo facciamo ogni anno, lo facciamo tanto più in questa occasione, ovviamente, qui l'appuntamento, l'anniversario speciale. Svevo era un esperto di appuntamenti, no? Un esperto di appuntamenti con se stesso, di scadenze fissate con la sua stessa coscienza. Nella coscienza di Zeno, naturalmente, abbiamo il racconto, la trasfigurazione letteraria di questa che era un'abitudine sua di fissare nel tempo, di fissare una data in cui porre il buon proposito, appunto, che era quello naturalmente di smettere di fumare. Nel momento successivo a questo appuntamento, a questo atto catartico, inseguito per tutta la vita e mai raggiunto, ma naturalmente perché era un meccanismo circolare, perché solo attraverso la trasgressione si può rinnovare il proposito, si può continuare a vivere in una tensione verso il meglio, si può continuare a vivere in un'aspirazione al meglio, a crescere, e si può soprattutto continuare a coltivare l'illusione che dietro la cortina di fumo dell'ultima sigaretta ci sia questo futuro di forza, di salute inseguito e cercato. E quindi abbiamo pensato che questo appuntamento, abbiamo pensato di dare in cinematografia si direbbe un prequel all'inaugurazione della mostra. Abbiamo pensato di cogliere in qualche maniera l'occasione e dare un po' un appuntamento, quindi una scadenza, offrire l'occasione di un buon proposito, naturalmente soprattutto ai viziosi, ma se qualcuno non fosse vizioso tra di voi, non avesse questo, o avesse altri vizi, è naturalmente previsto, è accettato, fa punteggio lo stesso. Uno può immaginare un altro proposito, può immaginare un'altra forma di aspirazione e di miglioramento. Sarà naturalmente, questo è un appuntamento semiserio, ironico, altrimenti non sarebbe un appuntamento ispirato, intitolato, insomma, dovuto alla pena di Svevo, ma potrebbe anche, volendo, essere l'occasione di una piccola riflessione. Mi rivolgo soprattutto a chi fuma sa benissimo che non c'è un buon momento per smettere di fumare. Non si riesce a fumare quando si è in periodo di grande stress, naturalmente, perché lo stress in qualche maniera ci giustifica, cioè il fatto di avere una grossa pressione addosso ci permette di dire sì, posso aggiungere nervosismo, non posso aggiungere altro stress a questo periodo così intenso che sto vivendo, questa difficoltà che sto affrontando. Naturalmente non è il momento giusto per smettere di fumare, neanche quello successivo alla fine del periodo di stress, perché uno dice vabbè, finalmente adesso che mi rilasso, non volete mica che proprio, cioè, dovete ammazzare, cosa dovete fare?
devo, adesso devo caricarmi di questo stress, di smettere di fumare proprio adesso che sto bene, che non c'è più questa ossessione, no? Quindi la riflessione che si potrebbe fare tutti insieme, me compreso naturalmente, è questa, che siccome nessun momento è quello buono, tutti i momenti sono quelli buoni. Potrebbe essere un buon momento anche quello dell'anniversario dei 150 anni della nascita di Italo Svevo, magari da puntare da qualche parte sulla sovracoperta di un libro, o magari sulla carta da parati della cameretta, come faceva Zeno, e quindi fra un paio di minuti ci avvieremo semiseriamente ad accendere questa ultima sigaretta che fumeremo, per chi vuole naturalmente, qui fuori. Sappiamo che negli uffici pubblici, nei palazzi storici in particolare, non si può fumare, no? Prima di questo però ascolteremo un piccolo medley, un piccolo montaggio di riflessioni, di pensieri, di aforismi sul fumo, che ci verrà proposto dall'attore Andrea Germani. Aldo Palazzeschi scrive in Per là uomo di fumo: di che cosa siete, signore? Io sono molto, tanto leggero. Beh, intendevo dire, di quale materia è formato il vostro corpo? Fumo, ecco, te l'avevo detto, è un uomo di fumo, un uomo di fumo, 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 fumo. Bacco, tabacco e Venere e altri stupefacenti riducono l'uomo in cenere solo se egli ne usa senza innocenza, combattuto fra la convinzione che essi sono nocivi e il rimorso di non potersene astenere. È un poco la storia dell'ultima sigaretta di Svevo, è la storia non meno famosa, ognuno di noi l'ha udita raccontare più di una volta, di alcolizzati, morfinomani, eccetera, eccetera, deplorevole esempio. Campano sani come pesci fino agli 80 e 90 e a quell'età muoiono per un incidente. I medici, il popolino, dicono: era un organismo di ferro, non si tratta dell'organismo, è che essi stessi, quello che facevano, lo facevano senza conflitto e quindi con buona coscienza. Era la buona coscienza che le aiutava a eliminare il veleno. Questo scrive Umberto Sabe in Scorciatoi e Raccontini. Oscar Wilde scrive: una sigaretta è l'esempio perfetto di un piacere perfetto. È eccellente e ci lascia insoddisfatti. Che cosa si può volere di più? Jacques Prévert, nella poesia Colazione: ho messo il caffè nella tazza, ho messo il latte nella tazza di caffè, ho messo lo zucchero nel caffellatte, col cucchiaino ho rimescolato, ho bevuto il caffellatte, ho posato la tazza, senza parlarmi ha acceso una sigaretta, ha fatto dei cerchi col fumo, ha messo la cenere nel posacenere, senza parlarmi, senza guardarmi. Si è alzato, si è messo il cappello in testa, si è messo l'impermeabile perché pioveva ed è partito, sotto la pioggia, senza una parola, senza guardarmi. E io mi sono presa la testa tra le mani e ho pianto. Ho deciso di smettere di fumare. Vivrò una settimana di più e in quella settimana pioverà a dirotto. Odiatemi. E non si può smettere di fumare. E non si può smettere di sognare. E non rinunceremo a fare nuovi errori. E non possiamo smettere di uscire fuori, richiamando Mark Twain: se non posso fumare in paradiso, allora non ci vado. Simon Gray: nel mio caso è molto probabile che giaccia nella tomba, perché nella mia mano sinistra, tenuta tra l'indice e il medio nella classifica presa del fumatore, c'è una sigaretta. Ma naturalmente fumo con la destra quando non è occupata dalla penna. Dunque mi sto uccidendo con entrambe le mani, anche se sono lieto di poterlo dire, non contemporaneamente. Eugenio Montale scrive nel fumo: quante volte t'ho atteso alla stazione, nel freddo, nella nebbia. Passeggiavo tossicchiando, comprando i giornali innominabili, fumando giubba, poi soppressi dal ministro dei tabacchi, il balordo. Forse un treno sbagliato, un doppione oppure una sottrazione.
scrutavo le carriole dei facchini, semmai ci fosse dentro il tuo bagaglio, e tu dietro in ritardo. Poi apparivi, ultima, e un ricordo fra tanti altri, nel sogno mi persegue. Ricordati, se fumi dopo aver fatto sesso, vuol dire che l'hai fatto troppo in fretta. Woody Allen. Will Ruston scrive: la maniera più semplice di smettere di fumare è smettere di infilare le sigarette in bocca e poi accenderle. Alda Merini scrive in Apro la sigaretta. Apro la sigaretta, come se fosse una foglia di tabacco, e aspiro avidamente l'essenza della tua vita. È così bello sentirti fuori, desideroso di vedermi e non mai ascoltato. Sono crudele, lo so, ma il gergo dei poeti è questo: un lungo silenzio acceso dopo un lunghissimo bacio. Un primo ministro francese scrive: riconosco che il fumo faccia male e do la mia parola che il giorno in cui mi saprà indicare una sola virtù capace di far entrare ogni giorno nelle casse dello Stato 120 milioni di franchi, io farò tutto ciò che è in mio potere per proibire questo vizio orribile. William Faulkner scrive: adesso si era messo a parlare del fumo, del fatto che un uomo non la gusta mai fino in fondo finché non comincia a convincersi che è nocivo per la salute, del fatto che i non fumatori perdono quello che un uomo di sensibilità superiore considerava uno dei piaceri più intensi della vita, la consapevolezza di cedere a un vizio che può far male soltanto a sé. Kipling scrive: una donna è solo una donna, un sigaro è una bella fumata. Freud: qualche volta un sigaro è solo un sigaro. Gabriele D'Annunzio: fumare non può rappresentare un vero piacere che quando diventa un vizio. Ed io questo vizio, disgraziatamente, mi sono accorto che non ce l'ho. Che triste vecchiaia mi si prepara. Io non amo né il fumo, né il vino, né le carte, né la compagnia di amici, né il caffè. Tobias Inderwitzin scrive: vedere in tutti dapprima i lati positivi e partire da essi. Hitler non era un fumatore. Pessoa: come se visitassi un luogo dove ho passato la gioventù, riesco con una sigaretta di marca scadente a ritornare al luogo della mia vita, dove ero solito filmare queste e fumare queste sigarette. E nel sapore leggero del fumo, tutto il passato rivive per me. Sempre Pessoa nella tabaccheria. Poi mi reclino sullo schienale della sedia e continuo a fumare. Finché il destino me lo concederà, continuerò a fumare. Luciano Folgore: lascia il vizio del fumo. Se al suo posto puoi mettere il vizio dell'arrosto. Cesare Pavese scrive in Due sigarette: sull'asfalto c'è due mozziconi. Guardiamo nel cielo. La finestra là in alto mi attica la donna, la nostra. Ma lassù non c'è stufa. La notte i vapori sperduti hanno pochi fanali o soltanto le stelle. Traversiamo l'asfalto a braccetto giocando a scaldarci. Carlo Emilio Gadda: il fumare lo aiutava molto davanti alle donne, a cui il fumo piace anche perché lo ritengono, e magari con ragione, un gradevole presagio dell'arrosto. Dulcis in fundo, Italo Svevo: penso che la sigaretta abbia un gusto più intenso quando è l'ultimo. Anche le altre hanno un loro gusto speciale, ma meno intenso. L'ultima acquista il suo sapore dal sentimento della vittoria su se stesso e la speranza di un prossimo futuro di forza e di salute. Le altre hanno la loro importanza perché, accendendole, si protesta la propria libertà e il futuro di forza e di salute per male, ma va un po' più lontano. E adesso, signori e signore, vi invito a uscire fuori e, come augurio, a fumarci l'ultima sigaretta. Grazie.
Guardate, è l'ultimo! Bravo, grazie. Bravo. È venuta a partecipare a questo evento, a questa celebrazione, la professoressa Ginette Henry, che ha insegnato a lungo all'Università di Strasburgo e che è una studiosa di letteratura italiana, ha lavorato su Goldonia, ma soprattutto anche una traduttrice, quindi una mediatrice, qualcuno che ha fatto conoscere Svevo nel mondo, perché oltre ad aver tradotto dei classici letterari italiani come Alfieri e Pirandello, è l'autrice della traduzione di 5 volumi, cui l'ultimo credo che sia uscendo, se non è uscito in questi giorni, del teatro completo di Pirandello in francese. Allora, anche quel tema ci interessa, quello di Svevo. E appunto volevo portare un piccolo saluto a Ginette Henry. Sono molto contenta di stare qui con voi stasera. Ricordare e conoscevo. Nel suo teatro mi sono innamorata a metà degli anni 70, l'ho scoperto sul manifesto di un teatro a Bologna, mi pare, e la rigenerazione con Guazzelli di Italo Svevo. Io non sapevo che Italo Svevo avesse scritto il teatro. Mi sono subito informata, ho fatto il teatro completo e ho deciso di farlo entrare in Francia. Meno male avevo alcuni amici registi e dunque sin dal 76 sono riuscita a Lione a fare allestire da un bravo regista che ora non c'è più, è morto, Robert Gironès, la rigenerazione, con una mostra anche di fotografie che mi era affidata alla signora Letizia, insomma abbiamo fatto un evento, Svevo, a Lione nel 1976. La rigenerazione è stata ripresa da Moncler, Jacques Moncler, nel suo piccolo teatro del Marais a Parigi per più mesi, in famiglia, recitava sempre lui, e poi all'inizio degli anni 2000 c'è stato un giovane che si chiama Franck Berthier che l'ha fatto a Antony, nella periferia parigina, e anche a Annecy, perfino a Aosta, in francese. E altre cose recitate da noi, la seguente è stata l'Inferiorità, che si è fatta a Rennes e a Strasburgo, regia di Gaston Jung, nella stagione 83-84. Poi Le due cugine, cioè con la Penna d'Oro, nel 1986 al Centre Pompidou di Parigi, addirittura, e in tournée. E poi Un marito, fatto dal grande Jacques Lassalle, con gli attori della Comédie Française, al Teatro della Colline a Parigi, nel 1991, una grande tournée, e ripreso nel 1994 ancora a Parigi. Quanto alla Ventura di Maria è stata fatta in lettura poetica negli anni 96-97. E poi avevo fatto io un montaggio di lettere di Ettore e di Livia nei tempi di Sesto Maggiore, quando lui la perseguita della sua gelosia e che lei fa la cura a Sesto Maggiore. Il primo printemps a Sesto Maggiore, la prima primavera a Sesto Maggiore, che è stato fatto da un'attrice sola al Teatro della Cité a Parigi per un mese. Ecco per le rappresentazioni che sono riuscita a fare in quegli anni lì, e poi è cominciata l'impresa, il cantiere della pubblicazione dei testi di Svevo teatrali. Avevo chiesto a Gallimard che aveva i diritti sulla narrativa, mai ha voluto entrare nel cantiere del teatro. Il teatro di Svevo non conta per gli italianisti francesi, non conta neanche per il pubblico, non conta per i giornalisti, non conta per nessuno, a parte i registi che sono riuscita a convincere, e un editore, Circe, piccolo editore ma molto bravo e molto culto, con il quale ho fatto questi 5 volumi del teatro completo di Svevo. Questo è il quarto, speravo di arrivare qui con il quinto in mano. Per disgrazia lo stampatore è in ritardo e non l'ho portato. Ecco, ho fatto quello che ho potuto per far conoscere Svevo, drammaturgo,
che per me è un grande giorno. Infatti.